Giovanni Belfiori, una settimana ricca di appuntamenti, di ospiti, com'è andata? Beh, credo bene, perché il pubblico ha risposto bene, e ha risposto bene in tutte le sedi del festival, da quando abbiamo iniziato, perché per noi in realtà i giorni erano 9, 2 a San Costanzo e 7 a Fano. E devo dire che la risposta da parte dei lettori, del pubblico, è stata positiva. Si sono venduti tanti libri. Dalle stime che ho fatto, ancora devo vedere i conti, siamo al più del doppio dell'anno scorso. E poi tanta gente, perché avevamo delle sedi in più, avevamo degli incontri in più, avevamo tante presentazioni librarie. A Fano abbiamo avuto una media di circa 15 presentazioni librarie al giorno, quindi veramente numeri importanti, 15-20 al giorno, quindi numeri importanti che ci fanno ben sperare anche per una crescita ulteriore del festival. Dai prossimi giorni si comincerà già a lavorare per l'edizione 2023? Certo, noi iniziamo a lavorare già da settembre all'edizione 2023, ma in questo periodo, luglio-agosto, prepariamo il bilancio consuntivo, sia economico, ma anche in termini di problemi, di quello che non ha funzionato del 2022. È stato scelto